Comune di Falcade e Promo Falcade Dolomiti propongono nel periodo invernale una mostra d'arte contemporanea itinerante chiamata Impronte sulla neve. L'esposizione vanta la direzione artistica del professor Angelo Antonio Falmi e si compone di oltre 45 opere realizzate da artisti, allievi ed ex allievi del Dipartimento di Arti Visive dell'Accademia di Brera. Le tecniche utilizzate spaziano dalla matita all'olio al misto e sono al servizio di quadri che rappresentano personaggi, paesaggi e storie della Val del Biois, con l'interpretazione pittorica di chiese, baite e tabià. Dal 17 dicembre scorso le opere sono state esposte in hotel, rifugi, ristoranti e attività commerciali della zona, un modo per scoprire il territorio attraverso la creatività degli artisti. Il progetto nasce circa fine della primavera, quando ci siamo trovati io e il professor Falmi a una inaugurazione di una mostra dedicata ai maestri di sci presso il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto. E su sua proposta di dedicare qualcosa all'inverno sulla nostra località sciistica, e così siamo qui per iniziare questa nuova avventura. Troverete queste opere in ciascuna delle attività che ha aderito svoltante a questa iniziativa. È una maniera diversa di vivere l'arte, è una maniera può essere usata, come posso dire, come dicevo prima, arrivi nel tuo negozio preferito a comprare qualcosa e trovi un'opera esposta, oppure potresti anche cercare di seguire un percorso che segue tutti i punti di questa, dove sono esposte queste opere, ed è una situazione, un'offerta artistica diversa, un po' diversa perlomeno per Falcade, diversa da quello che è sempre stato.